Sono stati mesi difficili, lunghi e di grande sofferenza per il popolo ucraino. Anche la Calabria è stata vicina a questa comunità e soprattutto agli ucraini che risiedono o che sono stati ospitati nella nostra regione. L'associazione Svitanok, con una manifestazione molto sentita, ha voluto dire grazie ancora una volta al popolo calabrese. Noi siamo qui e ora, organizzata appunto dall'associazione Svitanok nella chiesa di Maria Santissima delle Grazie alla Lamezia Terme. Un momento di grande emozione con la presenza di tutti i rappresentanti degli ordini religiosi del territorio, con canti e bandiere e con i colori dell'Ucraina. Noi siamo uniti adesso per il popolo ucraino che soffre tanto a livello della vita, soffre tanto a livello di resistenza, soffre tanto per essere indipendente. Per questo vostro aiuto di ognuno, anche oggi abbiamo con noi tante associazioni, anche signora Manuela Viola, che ha dato una grande mano ai nostri profughi che sono arrivavano qua, specialmente i nostri bimbi, per quello che esiste nella nostra vita. Grazie Signora. Stanislav. Noi, a nome della Fondazione Albero della Vita, siamo qui per aiutare l'Ucraina, i bambini ucraini, aiutare tutti i bambini. Il nostro obiettivo è quello di tutelare i diritti dei minori e quindi non potevamo mancare in un momento così importante come quello che poi in realtà abbiamo vissuto tutti, no? Perché non è solo un problema dell'Ucraina, è un problema dell'umanità. Buonasera, noi siamo qui come rappresentanti della scuola Il Mondo dei Bambini, Scuola dell'Infanzia di Lamezia Terme. Io sono la titolare, dirigente, e per testimoniare che anche noi abbiamo preso parte a questa iniziativa bellissima per sensibilizzare i nostri bimbi ad accogliere un bambino ucraino, Nazario. E quindi abbiamo dato tutta la nostra ospitalità e i nostri bambini li abbiamo preparati sin dal primo giorno, da quando hanno iniziato a parlare della guerra, anche perché abbiamo una bambina ucraina nella nostra scuola, quindi dai suoi occhietti abbiamo capito che la sofferenza era presente nella famiglia per questa realtà e quindi ci siamo messi a disposizione anche i nostri genitori, abbiamo dato aiuti sia diversi e abbiamo accolto questo bambino, cosa veramente meravigliosa. Sono gesti bellissimi che rimarranno veramente nei nostri cuori e soprattutto nel cuore dei bambini. Слава Україні! Голосніше, ніж Христу. Треба, щоб було однаково. І слава Ісусу Христу, і слава Україні, тому що від цього залежить наш успіх. Якщо ми будемо забувати про молитву, якщо будемо забувати про те, від кого залежить наше майбутнє, від кого залежить успіх, то, на жаль, ми не будемо переможці. Тому сьогодні цю річницю нашого українського горя. Che cosa posso dire? Se mi mettono a parlare, che cosa posso dire? Che cosa posso dire io a un popolo così sofferente? Io che sono abbastanza giovane e della guerra non ne so proprio nulla, almeno quello che mi raccontava mio nonno e mia nonna. Anche queste cose che succedono vuol dire che in qualche parte là ci sarà un motivo. Come facevamo sempre noi la preghiera dell'Isla, che facevamo sempre l'Adan prima, dopo il Corano. L'Adan prima, dopo il Corano. Noi siamo questa sera
per una preghiera per l'Ucraina. Facciamo un adhan prima. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allora, noi abbiamo partecipato con i ragazzi ucraini, li abbiamo fatti pattinare gratuitamente, fornendogli tutto l'attrezzatura necessaria, pattini, protezione, perché ci sembrava d'obbligo in un momento così triste per loro portargli un sorriso. Non è la prima volta che la nostra associazione partecipa a progetti del genere, l'avevamo fatti anche con ragazzi immigrati nordafricani, con la comunità Progetto Sud e con il CONI, l'abbiamo fatto con i ragazzi rom, secondo me l'importante è fare un qualcosa, soprattutto per persone che in questo momento sono in disagio. Già da purtroppo in queste settimane sono arrivati i primi 8 ucraini, 4 di loro sono minori, quindi stanno già frequentando le nostre scuole locali, e quindi diciamo l'orgoglio è questo, di avere dei comuni che accolgono con grande spirito, appunto, di solidarietà il vostro popolo. Io l'augurio che faccio al vostro popolo, a voi, alla vostra nazione, e che entro il prima possibile, speriamo entro quest'anno, come ha detto qualche giorno fa un ministro ucraino, finisca questa guerra, che ritorni la pace e che appunto il popolo ucraino possa tornare alla normalità, alla democrazia e allo sviluppo della propria nazione. Grazie e a voi, a tutti. È passato un anno, non ci credevano, non pensavano che la sopraffazione, la prepotenza, l'invasione, l'arroganza potesse durare tanto. Pensavamo che le armi potessero prima tacere e la giusta vicinanza manifestata da tutti al popolo ucraino potesse ottenere il risultato di far cessare la barbarie. Questo ancora non è accaduto e dobbiamo tutti, in ogni angolo del mondo, lavorare e operare affinché al più presto comunque questo finisca. Noi abbiamo avuto in questo anno proprio la percezione di quanto il popolo ucraino sia un grande popolo, un popolo unito, un popolo forte, un popolo solidale, un popolo di amore e di voglia comunque di poter andare avanti nonostante le tante difficoltà, di non scoraggiarsi, di tenere comunque le spalle dritte e la testa alta, di combattere per la libertà. Buonasera, a questo tempo una preghiera per guerra in Ucraina, una preghiera per tutti i ragazzi. Questo tempo ringraziamo per tutti gli abitanti in Italia, tutte le comunità, per tutte le nazionalità. Grazie. Ringrazio l'associazione per averci invitato stasera qui a Lamezia. Effettivamente è un momento molto particolare perché ricorre un anno dall'inizio della guerra. Noi come comune siamo un comune capofila di un progetto SAI, Oracas, dove ospitiamo una grossa comunità di ucraini. E li abbiamo nel nostro territorio da circa un anno, quasi, sono arrivati il 19 di marzo. E da allora diciamo che è stata attivata tutta una procedura sia per l'inserimento a livello sociale, scolastico, ex scolastico, ed effettivamente abbiamo, come dire, trovato quello che era dovuto accogliere per favorire quella che è l'inclusione. Ed è da un lato abbiamo persone che soffrono, perché si sono trovati costretti ad abbandonare quella che è la loro casa, la loro famiglia, il loro lavoro, e trovarsi, inserirsi in un territorio nuovo. All'inizio sono arrivati che erano spaesati, è il momento in cui sono arrivati a Filadelfia, quando sono scesi dal pullman erano veramente terrorizzati, però nel momento in cui hanno visto l'accoglienza che è stata loro riservata si sono subito rilassati, si sono tranquillizzati, hanno capito che si trovavano in un territorio dove avevano un'accoglienza umana
e anche sociale. Qui a Lamezia, così come in diverse città italiane, è stato promosso un progetto in collaborazione con la Fondazione Patrizio Poletti. Il titolo è Accogliamo il futuro. Lo scopo è stato quello di creare uno spazio neutro. Siamo stati ospitati grazie alla collaborazione con Svitaloc presso un'aula della parrocchia della Pietà. Lo staff educativo che è stato formato e che era pronto ad aiutare i bambini e le famiglie che arrivavano hanno allestito proprio uno spazio di gioco. È stata una serata bellissima con questi, tutti questi popolo diverso che abbiamo visto. Abbiamo pregato insieme per questa guerra, speriamo che finisci inshallah. Per noi è una serata molto importante perché le guerre sono sempre un momento molto brutto. Ovviamente ci sono tanti popoli che soffrono. Per noi è una cosa molto importante stasera essere qui, siamo felici di essere qui con il popolo ucraino, con il popolo italiano, cioè con tutti quelli che sono presenti qui. Siamo veramente felici e speriamo che possa finire subito questo calvario. Volevo dire qualche parola per l'Ucraina, che questo periodo già un anno che siamo così, siamo rovinati perché non aspettavano tutta questa situazione per i nostri figli e tutte gente che sono morti. Speriamo che andiamo presto a questa vincita perché siamo proprio rovinati. Slava Ucraini! Chi ha possibilità di dare una mano, di dare informazione, di dare qualche aiuto ai nostro popolo, noi sempre accettiamo volentieri. La stessa cosa potete aspettare da me e nostro popolo. Grazie mille.